Salve a tutti ragazzi, io sono Marco e oggi vi parlo di uno sfidozzo pratico tra la regina delle vlog camera, la Sony VZ1 e iPhone 12 Pro Max. Ma bando alle ciance e lanciamo la sigla. Alt. Sostieni il nostro canale. A te non costa nulla, ma per noi è super importante. Quindi se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, metti la campanellina e soprattutto metti un bel pollicione in su. Premetto, io non sono un videomaker. Quello che porterò in questo sfidozzo è appunto la mia esperienza su come io preparo questi video, questi contenuti che porto sul nostro canale, e oggi ho deciso di prepararli già dalla parte in studio, dove comunemente utilizzo la mia fidata Fuji XT3, che in questo momento non ci sta riprendendo. Infatti le riprese attuali stanno avvenendo in contemporanea dalla Sony, collegata con un microfonino lavalier, e contemporaneamente dall'iPhone 12 Pro Max collegato con le AirPods. Questo per farvi sentire anche la differenza del suono quando e se utilizzata con le cuffie piuttosto che col dispositivo audio, e quando poi in esterna vi farò vedere come si comportano in una situazione naturale. Si parla di due strumenti che sono assolutamente a fuoco per chi crea dei contenuti, per chi ha idea di creare contenuti e soprattutto per chi non ha un budget da super premium papà. Quindi si parte subito con le differenze che ho riscontrato sul B-roll, dove ho deciso di inquadrare il nostro fantastico Curve, Vodafone Curve, con una situazione di luce che è quella prettamente da studio, usando lo slider che solitamente utilizzo per fare queste carrellate di immagini. E quindi date un'occhiata e vediamo un attimo che cosa ne pensate. Subito dopo vi porterò a fare una passeggiata a Lucca, c'è una bella giornata, dove vi parlerò un po' delle mie sensazioni, di come le utilizzo, ho sempre utilizzato questo tipo di strumento per i miei contenuti video, e quindi farò una ripresa che è prettamente un vlog, dove vedremo un po' la qualità dell'immagine con alte luci, entrambe sono dotate di filtro, quindi come lavora il filtro ND, e soprattutto tutto quello che è il meccanismo della stabilizzazione, che è in entrambi un punto di forza. Vedremo chi riesce a stabilizzare meglio, ma soprattutto mantenendo una qualità dell'immagine più realistica. Misureremo anche la loro capacità di acquisire l'audio senza ausili, che sono ausili esterni. Ora sicuramente l'iPhone con l'AirPods Pro gioca un punto a suo favore, perché sicuramente è sicuramente una soluzione più portatile fuori, però diciamo la Sony riesce a fare un discreto, anzi molto spesso un ottimo lavoro, senza bisogno di inserire dei microfoni esterni. Ad esempio io uso solitamente un Rode che metto sopra la fotocamera, ma ho visto che facendo delle comparative il risultato è molto molto buono. Io direi che possiamo partire. Go! E allora, sto utilizzando in questo momento sia l'iPhone che la fotocamera all'aria aperta. Sto facendo una bella camminata, così possiamo vedere quanto è
effettivamente stabilizzata questa lente. Sto utilizzando la lente principale dell'iPhone 12 Pro Max, la standard, giusto perché così sembra che il paragone sia migliore. Non so quanto mi possiate sentire perché effettivamente ora arriva un bel po' di vento. Però queste sono un po' le immagini, sono io col sole in faccia, quindi dovrebbero gestire entrambe le immagini nel migliore dei modi. La Sony vedo che mi segue con l'occhio, non so l'iPhone perché ce l'ho rivolto, ho lo schermo rivolto dall'altra parte. Adesso proviamo a vedere, mettendo a dura prova la stabilizzazione, se inizio a correre dovrebbe avvertirsi qualcosa. Vediamo così. Vediamo se iniziamo a correre. Quanto stabilizza uno e quanto stabilizza l'altro. Riprese laterali, vediamo un controluce, vediamo come gestisce il controluce, come gestiscono quando entra il filtro di entrambe le macchine. Io ce l'ho a una distanza in questo momento di, sarà 60 centimetri, 70 centimetri. E vedete un po', questo è una splendida giornata. Mi sembra che questo favorisca molto. Adesso vediamo come gestisce il passaggio tra luce forte e ombra. Mi sembra che sia abbastanza buono, lo vedo almeno dallo schermetto della Sony. Invece adesso facciamo una prova con la grandangolare dell'iPhone, che è veramente la novità, diciamo, anche perché secondo me sulle lenti, le focali degli smartphone è quella che può trovare maggior utilizzo, soprattutto utilizzo creativo. Almeno questo è quello che si sta verificando. Vediamo anche questa come gestisce il filtro. Quindi contro luce, vedo che la Sony lo mantiene abbastanza bene, non riesco a vedere, ripeto, quella dell'iPhone proprio perché ho il viso totalmente illuminato, anche accecante questa luce, però vediamo, zona di ombra, come gestiranno. Sono molto curioso di sapere come si comporta questo iPhone, proprio perché comunque a tutti gli effetti si sta scontrando veramente con un pezzo da 90. Ricordo che la Sony ha un prezzo di listino che oggi si aggira intorno alle 800 euro, quindi diciamo è un primo prezzo della casa Sony, però è stata appositamente studiata proprio per questo tipo di utilizzo. Fra l'altro ha le funzioni di messa a fuoco che sono ereditate direttamente dalle macchine, dalle ammiraglie di Sony, e devo dire che sotto questo punto di vista riesce a lavorare veramente veramente bene. L'audio in questo momento è direzionato verso di me, ricordo che non ci sono presenti microfoni esterni e quindi quello che sentite è quello che passa dalla mascherina, quindi è un volume che non è propriamente questo, e non so, vedremo come si comporterà questo iPhone. Questa invece è la modalità zoom per entrambi, non so quanto, comunque li sto muovendo in maniera sincrona per dare a tutti un, secondo me forse l'iPhone sotto questo punto di vista sta facendo un lavoro, almeno questo è quello che vedo io dal
lo schermo, che chiaramente è molto meglio su sull'iPhone. Qua proprio il dettaglio. Ora sono veramente in una situazione instabile, però vediamo. Diciamo che per entrambe c'è una. Questa è la foto standard, il 24 mm della Sony è, diciamo, la foto standard della fotocamera standard dell'iPhone. Ecco, questa è proprio la differenza che si ha alla minore apertura della Sony rispetto al grandangolo dell'iPhone, per avere qualcosa di vicino che si avvicina. Ecco, devo spostarmi alla standard, che chiaramente fa un balzello e cambia anche luminosità, proprio pasta della foto. Adesso facciamo una prova di messa a fuoco, vediamo quanto mi seguono entrambe le camere. Vicino, mi sposto, ritorno vicino, guardate la precisione. Andiamo con l'iPhone, esco pure dalla scena, rientro. L'iPhone mi becca, vediamo fino a quanto mi può mettere a fuoco. Questa mi segue, questa è la cosa spettacolare della Sony, è questa capacità di messa a fuoco che è decisamente top, soprattutto sull'occhio, sulla faccia, con la mascherina è perfetto. Non so quanto si senta l'audio, facciamo una prova dell'audio. L'audio si sente? Siamo a una distanza di 3 metri. Una funzione che rende unica, diciamo, la Sony, e ora proviamo anche l'iPhone, è proprio la modalità che chiamano in Sony modalità presentazione, ovvero questo, cioè che la Sony in automatico, quando avvicini un oggetto proprio per presentarlo, per farlo vedere eccetera, mette a fuoco una distanza che veramente, ragazzi, è veramente vicino, soprattutto ritorna il fuoco sul soggetto che sta parlando. E dopodiché voglio presentarvi qualcosa, guardate qua che figata. Proviamo anche con l'iPhone, vediamo se questa funzione è presente anche sull'iPhone stesso. Mi avvicino, non so quanto mi stia mettendo a fuoco l'iPhone e quanto poi riesca a mettere a fuoco sulle AirPods Pro. Questa invece è la fotocamera frontale dell'iPhone, sempre comparata con, chiaramente, l'unica fotocamera che è presente all'interno della Sony, all'esterno della Sony. Devo dire che così, guardandomi, non so quanto, devo dire che così, guardandomi, dà sicuramente un altro aspetto rispetto alla Sony, perché chiaramente lo schermo è decisamente più piccolo. Non so quanto si senta bene o male l'audio, è sempre direzionato, quindi dovrebbe in qualche modo sentirsi bene. Non so quanto, così mi sembra un po' la faccia sia bruciata un po' dal sole, però i filtri entrano così ad occhio, mi sembra che entrino abbastanza bene. Una figata che vi volevo far vedere proprio dell'ecosistema Apple è che, diciamo, me la rende un pochettino più gestibile l'utilizzo dell'iPhone, e appunto il, non so se si vede, quanto si veda, il l'Apple Watch, che ha questa funzione figa di poter registrare, avviare il video, stopparlo direttamente dall'Apple Watch, cosa che risulta un po' più scomoda sulla Sony, perché ogni volta devo andare a tappare sul on off, pulsante di scatto.
c'è anche una modalità con un diciamo un treppiedi Bluetooth di Sony, ma costa un'ira di Dio e ho preferito fare con i miei tradizionali Gorillapod. Si vede bene, vediamo, proviamo a fare anche una piccola corsetta cercando di, secondo me la qualità di Apple è veramente buona. Ci giriamo contro luce, vediamo quanto entra il filtro dall'una e dall'altra parte. Non riesco a vedere bene ora, soprattutto la fotocamera soprattutto la Sony. Vedo che sta comunque lavorando, il Sony iPhone ha già trovato la sua condizione. Devo dire che, ragazzi, mi sa che a questo giro iPhone si sta comportando veramente bene. Diciamo che un po' di riprese le abbiamo fatte, mi sarebbe piaciuto portarvi qualche contenuto in più relativo al qualche contenuto in più relativo a, ne so, qualcosa di più creativo, però diciamo il tempo è quello che è, si cerca di fare in questo momento, nei momenti diciamo più o meno disponibili. Ho aspettato una bella giornata per uscire, io spero che queste immagini di Lucca vi facciano vedere una città che è veramente veramente bella e che personalmente, non da lucchese ma da adottato lucchese, straconsiglio per quando si potrà chiaramente venire a fare una passeggiatina. Quest'anno questo era il momento dei comics, che ahimè quest'anno non si sono potuti fare. Purtroppo qui le attività, essendo in zona rossa, sono chiuse. Noi siamo, diciamo, in questo momento forse l'unico, uno dei pochissimi posti aperti a Lucca, cerchiamo di mantenere il servizio perché ci rendiamo conto che le telecomunicazioni svolgono un ruolo che è importante, veramente importante, e quindi andrà sicuramente tutto bene. Presto potremo ritrovarci a fare quello che abbiamo sempre fatto. E adesso vediamo con la luce in notturna come si comporta. Qua c'è chiaramente un po' di luce delle insegne che lavorano, e qua invece la situazione è decisamente più buia, molto molto più buia. Facciamo un'inversione. Si dovrebbe sentire da entrambe, controllo, sì, si dovrebbe sentire da entrambe un po' di rumore delle macchine che stanno passando. Queste erano le riprese in notturna, amici cari. Beh ragazzi, allora sicuramente dalle immagini vi sarete fatti un'idea. Quello che posso dire io è che entrambi chiaramente lavorano molto molto bene e che sicuramente questo nuovo iPhone 12 Pro Max ha fatto una bella evoluzione sotto questo punto di vista. Quindi è uno smartphone che offre veramente la possibilità di creare dei contenuti che siano veramente di alto alto livello. Sicuramente iPhone 12 Pro Max fa un lavoro egregio sotto tutti i punti di vista, e se consideriamo che può essere uno strumento definitivo, no, per creare tutti i contenuti, quindi riprenderli e poi post produrli
direttamente sullo smartphone, sfruttando tantissime validissime app che ci sono sull'Apple Store. Quindi forse oggi è la soluzione all inclusive, no? Per creare contenuti molto veloci, molto smart, forse è la soluzione migliore, tutto in uno. Soprattutto per chi diciamo ha un budget limitato e non ha la possibilità di prendere differenti strumenti per creare appunto i propri contenuti, e quindi una fotocamera piuttosto che un Mac poi per fare tutto l'editing. Unico neo in questo momento è che lui resta comunque un telefono, uno smartphone, anzi un telefono, e quindi durante una registrazione può capitare di ricevere una telefonata e quindi rovinare tutto il lavoro. Qualità eccelse in entrambi, quindi la mia risposta è: sono contento di aver ripreso l'iPhone. Farò delle puntate dedicate a quello che è il mondo delle app di iPhone, quindi se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollicione in su, soprattutto scrivete nei commenti se questa mia idea di portarvi le app che utilizzo sull'iPhone, se vi può piacere questa idea, scrivetelo sui commenti, mi fa molto piacere. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, a voi non costa nulla, per noi è una cosa super importante. E da Luca è tutto, noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovissimo video fighissimo. Ciao!